Buongiorno a tutti, possiamo iniziare allora la lezione di oggi. Oggi affronteremo un tema che nell'ambito degli appalti assume una connotazione centrale, perché parliamo appunto delle procedure di scelta del contraente e quindi delle modalità attraverso cui la pubblica amministrazione sceglie il suo interlocutore. Modalità che naturalmente sono importanti e allo stesso tempo introducono una disciplina che, come vedremo, rispetto al mondo privatistico non è prevista, no? Anche se dobbiamo tenere sempre presente che quando parliamo di appalti in generale, noi abbiamo gli appalti sia sotto il profilo privatistico, sia gli appalti sotto il profilo pubblicistico, che hanno una matrice giuridica comune. Stiamo parlando sempre di quell'istituto disciplinato dal Codice Civile agli articoli 1655 e seguenti, no? Attraverso cui si deve realizzare un opus nel caso appunto di appalti di lavori, oppure un servizio nel caso di appalto di servizi, con la messa a disposizione da parte dell'imprenditore della sua complessa macchina organizzativa per la realizzazione appunto o di un'opera o di un servizio. Nel nostro caso, nel caso degli appalti pubblici, non abbiamo un'esatta sovrapposizione, nel senso che nell'ambito degli appalti abbiamo anche ora le figure della concessione e la figura della fornitura. Però quando parliamo di appalti, naturalmente il nostro riferimento è l'appalto di natura civilistica. Quando parliamo di fornitura, parliamo di compravendita. Quando parliamo di concessione, ebbene lì naturalmente dobbiamo fare un po' riferimento sia alla norma sull'appalto di servizi, rispetto, diciamo, alla disciplina civilistica, sia, diciamo così, a un'operazione che compie da sempre la giurisprudenza, ossia ricavare rispetto, sto parlando della giurisprudenza civilistica, ricavare rispetto ad un contratto tipo, contratto tipico, quelli disciplinati dal Codice Civile, quella disciplina aggiuntiva, no? Che può derivare anche da altre forme contrattuali, attraverso un procedimento di analogia o di interpretazione estensiva delle norme del Codice Civile, no? Quindi c'è una matrice comune che bisogna considerare, una matrice comune che comunque è anche importante nell'appalto pubblico, perché voi, come sapete, l'appalto pubblico ha una fase genetica in cui prevale l'aspetto della legittimità degli atti, ma anche una fase successiva, determinata dalla cesura che interviene con l'aggiudicazione, in cui il rapporto si trasforma in un rapporto paritetico, in un certo qual senso. È vero, ci sono ancora delle norme pubblicistiche che danno una certa preminenza alla pubblica amministrazione, però rientriamo in un ambito in cui ci sono delle obbligazioni reciproche, tanto è vero che questa cesura è talmente importante da determinare addirittura la giurisdizione. Con la conclusione dell'appalto e l'aggiudicazione, faccio riferimento ai lavori e ai servizi, da quel momento in avanti la giurisdizione passa al giudice ordinario. Per le concessioni invece, ecco lì, rimane al giudice amministrativo con diciamo l'esclusione della concessione di lavori, ma questo è un tema che tratteremo poi nel corso delle lezioni successive, quando parleremo proprio degli aspetti giurisdizionali dei contratti pubblici. Quindi un tema importante e centrale, perché appunto coinvolge la matrice comune degli appalti, sia l'aspetto civilistico sia l'aspetto, diciamo, pubblicistico. E qui nascono le fondamentali differenze, come vedremo. Nel corso poi del mio intervento mi piacerebbe sottolineare un aspetto molto importante rispetto alle procedure di scelta del contraente, ossia questa continua e ormai direi da tempo inserita nel dibattito culturale tra delle procedure che potremmo definire flessibili,
nell'ambito dei contratti pubblici e delle procedure rigide. Vedremo nel corso della mia trattazione, facendo un po' di storia delle procedure, che le procedure sono diventate ad un certo momento storico, per esigenze contingenti legate a fatti purtroppo legati alla malavita, potremmo dire, no? Quindi dei veri e propri fatti di reato che hanno caratterizzato una lunga stagione del nostro paese, le procedure sono diventate completamente rigide, facendo intervenire un profilo di automatismo, come se in qualche modo l'automatismo potesse con un intervento taumaturgico risolvere tutte le situazioni che si erano verificate e quindi fare in modo che da quel momento in avanti non si sarebbe più potuto verificare il malaffare, la corruzione. Mentre invece abbiamo visto che queste situazioni in realtà non hanno determinato affatto un capovolgimento della situazione. Tanto è vero che poi addirittura l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è trasformata in autorità anticorruzione, no? Quindi voi pensate, e questo è proprio uno degli aspetti fondamentali su cui vi invito a riflettere, l'idea che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è trasformata, no, attraverso appunto quei provvedimenti legislativi, tra l'altro recenti, in autorità anticorruzione. Chi regge gli appalti oggi deve innanzitutto garantire che non ci sia la corruzione all'interno degli appalti. Quindi questo significa, per ritornare al discorso che facevo prima, che in realtà l'irrigidimento delle procedure non ha affatto creato le condizioni perché gli appalti fossero bonificati dal malaffare. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel pensiero, no? Soprattutto nel momento in cui le decisioni devono essere prese. È così vero che la discrezionalità, questo è un altro tema ricorrente nel corso del mio intervento, è così vero che la discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta delle procedure può determinare il malaffare? Ossia, se la discrezionalità è più ampia, può comportare davvero una situazione in cui gli operatori, e parlo naturalmente degli operatori privati ma anche degli operatori pubblici, è proprio vero che in queste situazioni si possono creare i presupposti per deviare il percorso della procedura e fare in modo di favorire alcuni a dispetto di altri? Diciamo che l'esperienza storica ci ha insegnato che in realtà non è così, non è attraverso procedure rigide che si risolve il problema. Certamente bisogna anche capire che la discrezionalità, l'esercizio del potere, perché poi il diritto amministrativo è fondato sull'esercizio del potere, no? Quindi l'esercizio del potere è sotto altro profilo il versante della soggezione, no? L'interesse legittimo che si crea in chi questo potere in qualche modo lo deve subire. Ebbene, l'esercizio del potere è uno degli aspetti fondamentali della pubblica amministrazione e l'esercizio del potere si svolge nel perseguimento dell'interesse pubblico, dell'interesse collettivo. E quindi è evidente che l'amministrazione deve poter continuare ad esercitare il potere con tutti gli strumenti che ha a sua disposizione. Allora forse il discorso si potrebbe spostare più sotto il profilo culturale, nel senso che forse l'amministrazione non ha tutti quegli strumenti per esercitare il potere, ma questo potere deve comunque poterlo esercitare, perché diversamente, creando quegli automatismi, abbiamo visto che il risultato certamente non si consegue. Quindi rientriamo in quell'ampio dibattito che in questi anni poi ha portato, dopo la Merloni, che come vedremo è la prima legge che sotto un profilo diciamo complessivo, tanto che era denominata essa stessa una legge quadro, anche se riguardava esclusivamente gli appalti di lavori. Ebbene, la stessa legge Merloni è la prima ad introdurre dei meccanismi molto rigidi, ma la legge Merloni poi successivamente superata dal decreto legislativo 163 del 2006 in recepimento delle direttive 17-18 del 2004, in realtà aveva inteso portare dei cambiamenti sotto questo profilo, introducendo degli strumenti che
in parte oggi sono ancora conservati, poi vedremo, è importante anche fare una ricostruzione storica degli istituti, degli interventi verso una maggiore flessibilità del sistema, introducendo ad esempio il dialogo competitivo. Il dialogo competitivo è la massima espressione della discrezionalità amministrativa, perché è composto da una serie di fasi in cui gli operatori entrano continuamente in rapporto con l'amministrazione, forniscono quelle informazioni che l'amministrazione ha la necessità di acquisire e di cui non dispone, e quindi attraverso una serie progressiva dovrebbe far conseguire all'amministrazione quegli elementi conoscitivi che gli consentono poi di aggiudicare la fornitura, l'appalto con le migliori condizioni possibili. Però il dialogo competitivo, se andiamo a vedere nei dati statistici, non ha avuto praticamente applicazione. Si parla di poche decine di dialoghi competitivi attuati nel nostro paese. Sia per le difficoltà, peraltro, della stessa disciplina, che vedeva con una serie di riserve l'istituto, no? Perché qui alla fine, se apriamo la discrezionalità, attenzione, perché poi si ritorna al vecchio discorso per cui in qualche modo si va ad intervenire in un ambito in cui, lasciando troppo le briglie, magari si insinua qualche elemento criminoso, e quindi alla fine ritorniamo al vecchio discorso di appalti e malaffare, no? Ecco, quindi già il dialogo competitivo, come era disciplinato, che prevedeva addirittura l'espressione del parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, destava diciamo non pochi timori da parte dell'operatore della pubblica amministrazione che decideva di ricorrere a questo strumento. Pensiamo poi a tutte le difficoltà che nascevano anche da tutta una serie di limitazioni che erano previste nell'istituto, che quindi è vero disciplinato, ma allo stesso modo era limitato, no? Prova ne è che comunque non è stato quasi mai utilizzato. Le direttive che sono state recepite invece col decreto legislativo 50 del 2016 sono direttive che in realtà cercano di spingere verso questi istituti di flessibilità, non senza antinomie. Noi non dobbiamo pensare che il legislatore comunitario, il legislatore europeo è un legislatore perfetto, mentre invece il nostro legislatore è un legislatore che sbaglia tutto. Non è così, dobbiamo sfatare questo mito. Voglio dire, anche le direttive presentano lacune, e come vedremo anche nella disciplina di questi strumenti innovativi in realtà molto è da capire e c'è anche da lavorarci. Dobbiamo anche intendere che il nostro ordinamento rispetto alla disciplina europea è un ordinamento che conserva degli istituti storici, e la Merloni aveva fatto lo sforzo di conservarli, poi lo vedremo, no? Mentre invece attualmente diciamo che questo sforzo è stato completamente abbandonato, e forse non era il caso, non lo so, anche questa era una riflessione che si poteva aprire. Comunque l'idea appunto che gli istituti che conoscevamo nel nostro ambito interno, che avevano ormai da decenni, potremmo dire addirittura da un secolo, no? Si erano ormai inseriti nell'ambito del nostro contesto operativo, faccio riferimento alla legge di contabilità pubblica, quindi erano istituti che conoscevamo, l'asta pubblica, la trattativa privata, la licitazione privata, sono spariti diciamo dal nostro orizzonte, e invece sono entrati diciamo a pieno titolo tutte altre accezioni, procedure aperte, procedure ristrette, con tutte le difficoltà di capire se questi istituti sopravvivono in qualche modo in quelli nuovi, oppure se stiamo parlando d'altro. Oggi forse riusciremo anche a capire esattamente qual è la connotazione di questi nuovi istituti, no? Quindi, come vedete, siamo in un ambito in cui le problematiche sono problematiche molto ampie, di spessore, e in cui naturalmente il ruolo centrale è sempre quello della discrezionalità della pubblica amministrazione, no? E vedremo oggi se attraverso il recepimento delle direttive in qualche modo questa discrezionalità ha avuto la possibilità di esplicarsi più liberamente, o
se invece dobbiamo ancora pensare che l'opera della pubblica amministrazione sia sotto tutela, no? Però questo è un discorso molto ampio e lo accenneremo anche nel corso delle elezioni successive, ne abbiamo parlato nelle elezioni precedenti. Allora, ritorniamo al discorso che vi dicevo prima, la matrice comune degli appalti. Ecco, innanzitutto una precisazione doverosa. Noi parliamo di appalti pubblici e facciamo riferimento, come dicevo prima, agli appalti di lavori, servizi e forniture. Ma voi capite benissimo che nel nostro ordinamento, se dovessimo proprio declinarla in termini civilistici, non esiste l'appalto di forniture, no? Nel nostro ordinamento esiste la compravendita, esiste la fornitura, non esiste l'appalto di fornitura, no? Ecco, quindi anche qui dobbiamo subito fare uno sforzo. Forse sarebbe stato più appropriato parlare di contratti pubblici e non tanto di appalti pubblici, no? Facendo riferimento ad esempio alle forniture. Conosciamo invece l'appalto di servizi, certamente, nell'ambito ordinamentale interno. Non conosciamo, appunto, come vi dicevo, invece le forniture. Quindi questa è la prima importante annotazione da tenere sempre presente. Però per quanto riguarda gli appalti, no? Quindi, e per quanto riguarda la compravendita, riferimento alla fornitura, noi abbiamo una disciplina in cui, diciamo, l'interlocutore del committente, dell'appaltante, come vedete, no? Viene liberamente scelto, no? Quindi è dettata da criteri in genere di tipo economico, possono essere anche altri, nel senso che il privato può scegliere liberamente, anche per ragioni affettive, può stipulare un contratto d'appalto con un soggetto che per qualche motivo poi diventerà quello che realizzerà l'opera, no? È completamente libero della scelta, non ci sono nell'ambito civilistico delle norme che dicono come si debba scegliere il proprio interlocutore. Naturalmente, trattandosi di aspetti economici, generalmente i criteri che guideranno il committente saranno criteri di carattere economico e quindi evidentemente prima di affidare l'appalto o il contratto ad un soggetto saranno svolte delle verifiche, saranno svolte delle indagini di mercato che incontreremo, no? Indagini di mercato, appunto, sono state introdotte dal codice. E quindi sulla base di una verifica di tipo empirico si stabilirà poi quale sarà il soggetto che magari ci garantirà attraverso una valutazione, un'analisi dei costi, attraverso tutta una serie di situazioni che conoscono molto bene gli addetti ai lavori, potranno quindi compiere la scelta sotto il profilo economico sicuramente è più vantaggiosa per l'appaltante, però qui non ci sono criteri, no? Poi abbiamo visto che nel caso degli appalti privati le scelte che vengono compiute possono comportare esclusivamente una responsabilità precontrattuale sotto il profilo civilistico. Questo cosa significa? Significa che sino a che non viene stipulato il contratto e quindi il contratto non diviene uno strumento che è forza di legge fra le parti, per le parti non nascono obbligazioni, a meno che non rilevino dei comportamenti contrari alla buona fede nelle trattative, no? E questo è il concetto della responsabilità precontrattuale contenuta agli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. Quindi nell'ambito privatistico si risponde esclusivamente per queste fattispecie. L'altro aspetto determinante è che nell'appalto privato, in ogni fase, naturalmente, la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario. Andiamo invece nella parte, diciamo, che come vedete è molto più folta, no? Nella descrizione, quella dell'appalto pubblico. Allora, nell'appalto pubblico la scelta del contraente innanzitutto prevede che l'operatore debba avere dei profili particolari e quindi debba essere qualificato. Il discorso che abbiamo incontrato nella lezione precedente, no? Quindi la qualificazione degli operatori economici. Non può un qualsiasi imprenditore, se non è qualificato, partecipare agli appalti. Quindi un primo limite, no? Dell'appalto pubblico io non ho la necessità di avere un operatore qualificato, basta che sia un imprenditore e quindi che abbia naturalmente un'organizzazione d'impresa e a quel punto glielo posso affidare.
Invece nell'ambito pubblicistico, come ben sapete, non è così. Ci vuole la qualificazione, tanto per incominciare. Poi il rispetto della concorrenza e poi del buon andamento, no? Buon andamento inteso come principio di efficienza. Quindi l'amministrazione deve rispettare il principio di efficienza e di efficacia e soprattutto poi il principio fondamentale che è quello della concorrenza di derivazione europea. In passato invece nel nostro ordinamento le procedure di evidenza pubblica dovevano rispettare innanzitutto il principio della parità di trattamento, no? Perché è un principio anche questo declinato dall'articolo 97 della Costituzione. Quindi, rispetto della concorrenza, nell'appalto privato io posso andare da chiunque, non ho naturalmente la necessità di rispettare questo principio, quindi posso rivolgermi a chi voglio, come ben potete intuire. Un altro aspetto, ci sono delle regole procedimentali che la pubblica amministrazione si deve dare, lo abbiamo visto quando abbiamo parlato del bando, no? Quindi c'è una legge di gara che disciplina anche la scelta del contraente, la pubblica amministrazione detta le regole, qui sappiamo però che in un certo qual senso la pubblica amministrazione è eterodiretta perché ci sono i bandi tipo e quindi naturalmente non è che uno prende il bando e lo scrive come vuole, no? In un certo qual senso queste regole in realtà promanano da atti che sono esistenti e di cui la pubblica amministrazione deve comunque tener conto, non può non tener conto dei bandi tipo, no? Quando naturalmente saranno pronti. Quindi ci sono questi aspetti di regole della procedura che la pubblica amministrazione deve sempre rispettare. Poi un altro aspetto che si lega naturalmente ai principi di concorrenza e di trasparenza è l'adeguata forma di pubblicità. La pubblica amministrazione non può fare una procedura di scelta tenendola nascosta. Deve pubblicare, no? Pubblicare il bando, pubblicare l'avviso. Ha degli incombenti formali che sono fondamentali e devono essere rispettati pena l'invalidità della procedura. Quindi un onere di pubblicità molto rigoroso, molto rigoroso. Poi c'è un aspetto rispetto alla responsabilità durante la fase di scelta del contraente e qui diciamo è un aspetto comune rispetto all'appalto privato, nel senso che la responsabilità precontrattuale può valere anche per la pubblica amministrazione. Poi andremo a vedere, c'è una sentenza recente della Corte di Cassazione che ribadisce questo principio. Anche la pubblica amministrazione può rispondere sotto il profilo della responsabilità precontrattuale. Ciò significa naturalmente che a questo punto il soggetto che si è reso responsabile, soggetto pubblico, no, di una conduzione della procedura che non segua il criterio, la clausola generale prevista in ambito civilistico, sia della buona fede nella esecuzione delle trattative, potrebbe essere chiamato a rispondere. Poi l'ultima parte che distingue completamente l'appalto privato è, diciamo, la giurisdizione che muta nella fase genetica, quindi durante la procedura d'evidenza pubblica, in cui le regole si devono uniformare al principio di legalità e di legittimità, l'attribuzione della giurisdizione è al giudice amministrativo, perché ancora parliamo di quel famoso esercizio del potere, in cui la posizione del privato è una posizione di soggezione rispetto al potere pubblicistico esercitato dalla pubblica amministrazione nella fase di evidenza pubblica. Nel momento in cui il contratto viene stipulato, ecco che interviene la cesura netta e da quel momento in avanti la giurisdizione sarà attribuita al giudice ordinario. Poi naturalmente quando parleremo degli aspetti relativi alla giurisdizione ci saranno anche
tutte le dovute differenziazioni rispetto alle concessioni e quindi diciamo l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo per particolari tipologie di contratti. Però diciamo che il criterio generale è quello del passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario con la stipula del contratto. Queste sono le principali differenze. Adesso volevo darvi conto della sentenza della Cassazione, ma giusto per andare a vedere, prima parlavamo con Matteo Accardi dei collegamenti ipertestuali, no? Effettivamente non ci ho pensato che potrei utilizzare anche questa soluzione, nel senso facendo un collegamento richiamo subito il documento, no? E vabbè, faremo le cose gradatamente e quindi dobbiamo usare un po' questo sistema che funziona, comunque l'importante è che funzioni questo. Allora, questa è la sentenza che vi dicevo della Cassazione, è una sentenza dell'11 marzo 2015, no scusate, è la data dell'udienza, la sentenza è del 12 maggio 2015, la numero 9636. E questa cosa dice in sostanza? Andiamo dove il motivo viene ritenuto fondato, ecco qua, leggiamo insieme. È necessario considerare che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, contrariamente a quanto trapela dalla sentenza impugnata, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, e c'è un richiamo ad una precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sicché non rileva la legittimità dell'esercizio della funzione, della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto. La ragione dell'evoluzione della giurisprudenza in tal senso, con una piena equiparazione dell'amministrazione ad ogni contraente privato, si spiega considerando che tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale. Allora vedete che ritorniamo a quella matrice comune di cui parlavo prima. Stiamo parlando comunque di un contratto che, anche se conserva una pregnante valenza pubblicistica, è un contratto che comunque, sotto il profilo civilistico, ha una sua propria disciplina. E naturalmente qui stiamo parlando a quel dogma così caro ai civilisti della bilateralità del contratto e quindi la formazione del consenso attraverso l'incontro delle due volontà. Quindi la Cassazione che cosa dice? Se anche il contratto che stipula la pubblica amministrazione è un contratto che si conclude con l'incontro delle volontà, allora valgono quegli stessi principi sanciti nell'ambito civilistico, gli articoli 1337 e 1338, che prevedono una responsabilità contrattuale, precontrattuale, che però, attenzione, non deriva dalla procedura, e quindi dalla legittimità della procedura stessa, ma deriva dal mero comportamento. Quindi, come capite, siamo in una situazione in cui il giudice civile a questo punto va a sindacare anche il comportamento e non i soli atti, che sotto il profilo formale magari potrebbero sembrare assolutamente regolari, legittimi, ma che magari messi in una certa preordinazione potrebbero anche determinare un comportamento contrario a buona fede, no? Perché qui stiamo parlando di una clausola generale. Vi chiedo solo una cortesia, magari poi se abbiamo un momento successivo facciamo tutte le domande, se siete d'accordo, se la tiene in serbo sicuramente lasciamo poi spazio agli interventi. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui anche la pubblica amministrazione può essere responsabile sotto il profilo della correttezza
durante le trattative, no? Quindi, è questo che mette in rilievo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nonostante si parli appunto di una procedura che è tutta rigidamente consacrata in fasi, disciplinata dalle norme pubblicistiche, contenuta nelle regole del bando, la cosiddetta lex specialis, ci potremmo comunque trovare di fronte ad una situazione di questo tipo. Ma come dicevo quando ho cominciato la lezione, è importante anche fare un po' di storia, no? Delle procedure di scelta del contraente. Archeologia. Un po' di storia che poi l'amico Matteo Accardi conosce benissimo, perché ha passato naturalmente tutte le stagioni, tutte le stagioni dei grandi cambiamenti che sono intervenuti nell'ambito degli appalti, e quindi sono istituti che suonano sempre come qualcosa, come quei ricordi, no, che in qualche modo ogni tanto riaffiorano alla memoria e fanno scattare delle lampadine, dove si dice: ma forse quando stavamo peggio non stavamo poi così peggio, forse, non lo so. Ecco, ci sono tanti ragionamenti che si potrebbero fare. E allora, le procedure di scelta, come sappiamo, derivano da una tradizione di diversi lustri, potremmo dire quasi secolare, no? Io facevo riferimento prima alla legge sulla contabilità pubblica e al regolamento, stiamo facendo riferimento a un periodo storico che risale agli anni 20, 1923, però abbiamo anche la legge sugli appalti, la 2248, l'allegato F del 1865, che in realtà fanno riferimento ad alcuni di questi istituti, no? Quindi diciamo abbiamo una tradizione sotto il profilo giuridico molto lunga e consolidata. E quindi diciamo che queste modalità di scelta in realtà erano note e utilizzate nel nostro ambito da tanto tempo. E allora vediamole una per una, ma brevemente. Pubblici incanti, ossia l'asta pubblica, no? Quindi in sostanza sulla scorta, diciamo, del bando e dell'avviso pubblicato dalla pubblica amministrazione, gli offerenti predisponevano le loro richieste di partecipazione contenenti tutti gli elementi previsti nel bando, e quindi si procedeva con l'asta in un'unica fase. C'è addirittura riferimento alla cosiddetta candeletta vergine che si doveva spegnere in un determinato momento, che doveva determinare il momento in cui veniva individuato il soggetto aggiudicatario, no? Poi tra l'altro mi pare... Io quella non l'ho vista però. No, quando eri in tribunale però forse ti è capitato. Sì, sì. Lì lo usavano ancora, addirittura i cerini, vabbè. Erano tre candele verdi. Sì. Accanto ai pubblici incanti, la licitazione privata. La licitazione privata è un istituto, diciamo, che aveva avuto un ampio sviluppo, e si contraddistingueva per il fatto che erano soltanto i soggetti che invitava la pubblica amministrazione, e qui ritorniamo un po' a quel criterio che abbiamo affrontato brevemente nel corso della lezione precedente, in cui il soggetto veniva scelto in base, potremmo dire, a dei criteri reputazionali, nel senso che le varie amministrazioni che venivano scelte, se naturalmente dobbiamo lasciar perdere inquinamenti di carattere diciamo criminale, no? Venivano scelti in base alla loro capacità di realizzare gli appalti, e quindi di consentire proprio sulla scorta anche di prove date nel passato la realizzazione dell'opera senza scossoni, senza interruzioni, eccetera, no? Quindi in buona sostanza solo determinati soggetti venivano invitati alla pubblica amministrazione, e questi partecipavano poi ad una procedura d'evidenza pubblica in cui poi prevaleva l'offerta migliore. La licitazione privata ha subito poi tutta una serie di temperamenti rispetto alla possibilità
di partecipazione, perché poi naturalmente non era assolutamente conforme al diritto europeo, nel senso che il diritto europeo va nel senso della concorrenza. Se la licitazione esclude alcuni operatori, naturalmente questi operatori poi in qualche modo non possono partecipare, quindi si viola il principio della libera concorrenza. E allora anche con la licitazione privata si era introdotto il principio, all'indomani della legge Merloni, credo nel 96, per cui chi chiedeva di essere invitato ed aveva i requisiti di partecipazione doveva essere invitato dalla pubblica amministrazione, no? E quindi la licitazione a quel punto si attenua, no? E diventa, diciamo, una situazione in cui è vero, l'amministrazione sceglie gli operatori, però anche gli altri possono parteciparvi, e naturalmente qui poi vale il principio della pubblicità, non è, perché altrimenti se nessuno lo sa è chiaro che non può parteciparvi. L'appalto concorso era una modalità attraverso cui non si metteva in gioco esclusivamente la realizzazione dell'opera, ma anche la progettazione, no? E quindi in sostanza una sorta di procedura negoziata in cui in realtà la valutazione non si spostava tanto sull'aspetto della realizzazione dei lavori quanto invece sulla realizzazione anche della fase progettuale. E quindi una valutazione che entrava nel merito attraverso una comparazione delle offerte anche sotto il profilo progettuale. Ed infine la tanto vituperata trattativa privata, ossia la trattativa diretta con i soggetti operatori, che diciamo senza temperamenti certamente è una situazione che non possiamo considerare alla luce del sole, nel senso che io vado a individuare direttamente il mio interlocutore, a questo punto non devo neanche dare diciamo delle indicazioni precise sulle modalità attraverso cui ho compiuto la mia scelta, no? Ecco, la trattativa privata naturalmente sin dall'origine, avendo destato delle perplessità di questo tipo, anche nel nostro ordinamento era una trattativa sussidiaria residuale e quindi riservata ad una serie di situazioni in cui era necessario intervenire con urgenza o in cui vi era una mancanza di offerte, quindi una situazione del tutto peculiare che richiedeva comunque un'adeguata motivazione da parte della pubblica amministrazione. La ragione per cui si ricorreva alla trattativa privata doveva essere adeguatamente motivata. Vedremo poi che la questione della motivazione ritornerà anche più avanti, no? Quindi questi erano gli istituti conosciuti sino alla legge Merloni. Con il decreto legislativo 163 del 2006 la situazione muta completamente, no? Spariscono dal nostro orizzonte questi termini e ne entrano altri. Allora, come vedete, nel codice previgente, che ha recepito le direttive 2017 e 2018, si parla di procedure aperte, se ne parlava all'articolo 3,37, di procedure ristrette, sempre l'articolo 3,38, e di procedure negoziate. Spariscono le categorie che abbiamo visto prima. E teniamo presente che non c'è in realtà un'esatta sovrapposizione concettuale, no? Sì, magari ad esempio parlando di procedura negoziata in qualche modo possiamo fare riferimento alla trattativa privata, ma non è esattamente la stessa cosa. Allo stesso modo, parlando di procedure aperte, non è che ci viene in mente esclusivamente l'asta pubblica. Le procedure aperte sono, diciamo, delle procedure che hanno le loro caratteristiche, rientrano tra l'ambito delle procedure ordinarie, no? E quindi sono disciplinate in modo differente e non è detto che debbano avvenire attraverso le forme che conosciamo di asta, no? Possono avvenire anche attraverso forme diverse. La grande distinzione è tra procedure ordinarie, quindi procedure aperte e ristrette rientrano nell'ambito delle procedure ordinarie, e invece poi istituti che non sono ordinari, e poi vedremo. Questo è, diciamo, il cambio di marcia introdotto dal codice previgente. Ecco, prima di proseguire è importante questa annotazione
di carattere eminentemente giuridico, ma che è importante anche per gli operatori. Bisogna tenere sempre presente che l'articolo 117 della Costituzione, così come è stato modificato con la legge costituzionale nel 2001, fa riferimento alla materia degli appalti, o meglio, fa riferimento alla materia della concorrenza, quindi indirettamente richiamiamo gli appalti, e la annovera tra le materie di giurisdizione esclusiva dello Stato. Questo cosa significa? Significa che la disciplina degli appalti può essere contenuta esclusivamente in atti legislativi statali. Le regioni non hanno la possibilità di normare in punto, se non sotto gli aspetti organizzativi interni. No? Quindi se si devono disciplinare l'apparato amministrativo che in qualche modo si occuperà degli appalti, lo possono fare. Ma intervenire, ad esempio, sulle procedure di scelta del contraente è assolutamente impossibile. E questo lo ha chiarito anche la Corte Costituzionale con una sentenza del 2007, la numero 401, sulla scorta di una serie di ricorsi che avevano approntato le regioni e che appunto ritenevano che in realtà fosse lesa la loro prerogativa sotto il profilo legislativo. La Corte Costituzionale ha detto che, per quanto concerne la materia degli appalti, essendo di diretta promanazione della disciplina della concorrenza in ambito europeo, ebbene rientra nell'articolo, tra le materie indicate nell'articolo 117 lettera E della Costituzione, per cui non ci sono dubbi che in punto le regioni non possono legiferare. Poi dopo qui c'è anche, diciamo, l'indicazione, c'è una parte della sentenza in cui si fa riferimento anche al fatto che una linea distintiva non può essere riferita alle procedure sotto soglia, no? Cioè alcune delle regioni avevano sostenuto che la materia della concorrenza era rilevante solo ed esclusivamente laddove si parlasse di appalti sopra la soglia comunitaria, no? In realtà la Corte Costituzionale ha ritenuto che non vi fosse questa distinzione, e poi in realtà è così, perché sappiamo benissimo che il legislatore europeo, è vero che si disinteressa delle procedure sotto la soglia comunitaria, ma se ne disinteressa sotto il profilo della disciplina puntuale, ma i principi fondamentali, quelli che devono regolare la materia degli appalti, quindi il principio di concorrenza, il principio trasparenza, il principio di pubblicità, i principi in materia di non discriminazione, comunque devono essere applicati anche nella, negli appalti sotto la soglia comunitaria, no? Quindi sotto questo profilo non c'è distinzione secondo la Corte Costituzionale, e quindi non c'è nemmeno la possibilità di intervenire a livello legislativo da parte delle regioni anche per gli appalti sotto la soglia comunitaria. Allora, dopo aver fatto questo piccolo excursus storico e il discorso introduttivo, possiamo entrare allora nel merito del codice, no? E quindi il ruolo centrale lo svolge l'articolo 59. L'articolo 59 del decreto legislativo 50/2016 ci dice che le procedure che possono essere utilizzate dalla pubblica amministrazione sono procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di bando o avviso di indizione di gara. Diciamo, questa è la scelta, potremmo dire, di carattere generale, no? Quindi procedure aperte o ristrette, e attenzione anche all'accento posto sulla pubblicazione del bando dell'avviso, perché in realtà lo stesso legislatore europeo vede con un po' di diffidenza quelle procedure che vengono avviate senza la previa pubblicazione del bando dell'avviso, perché in qualche modo la pubblicità diventa
l'aspetto attraverso cui si traduce il principio della concorrenza, no? Se naturalmente non è conosciuta l'intenzione dell'amministrazione di procedere all'affidamento dell'appalto e quindi gli operatori non possono intervenire, come ben potete intuire, il principio della concorrenza è leso in radice, no? Ecco, quindi l'aspetto su cui viene posto l'accento, come vedete, è anche l'aspetto della pubblicazione del bando e dell'avviso. Poi vengono introdotti degli istituti che non erano previsti già nel decreto 163 del 2006. Il partenariato per l'innovazione, e poi vedremo di che cosa si tratta, quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, no, quindi dei presupposti molto stringenti, come vedremo, la procedura competitiva con negoziazione, che non è esattamente da sovrapporre alla procedura negoziata prima di pubblicazione del bando, perché è un istituto peculiare, poi vedremo, il dialogo competitivo che viene rispolverato in altra veste, ma che conserva quelle sue connotazioni, e poi vedremo quelle sue difficoltà applicative. Qui naturalmente devono sempre sussistere i presupposti previsti nella stessa disciplina, e infine la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Quindi rimane anche la procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, ma i requisiti per poter accedere a questa procedura, che è sempre vista, come dicevamo, con una certa diffidenza dal legislatore europeo, sono molto stringenti. Poi, ecco, qui in realtà io nella slide l'ho inserite come delle procedure, in realtà non sarebbero delle vere e proprie procedure, ma sono degli strumenti conseguenti alle procedure, no? Perché parliamo di accordo quadro, no? Sapete, l'accordo quadro nella disciplina civilistica è un contratto normativo, ossia un contratto che disciplina tutta una serie di contratti successivi, no? Però la procedura attraverso cui si giunge all'accordo quadro può essere una procedura aperta o ristretta, no? Ecco, quindi diciamo, non è una vera e propria procedura di scelta, è una procedura che una volta seguite le regole consente, diciamo, l'affidamento proprio in base all'accordo quadro di una serie di contratti successiva, no? Rispetto all'accordo quadro stesso. Allo stesso modo non è una procedura di scelta del contraente il sistema dinamico di acquisizione, ma è semplicemente uno strumento attraverso cui l'amministrazione acquisisce le offerte degli operatori, no? Appunto con un processo dinamico di acquisizione delle offerte, le aste elettroniche che conosciamo, no? E quindi diciamo, il riferimento naturalmente è alla Consip, al MEPA, quindi il mercato della pubblica amministrazione, e alle procedure che sono state attuate per la fornitura soprattutto di beni strumentali che occorrono alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. La finanza di progetto, il project, è stato conservato, ma qui in realtà dobbiamo fare riferimento anche qui ad un istituto più di natura contrattuale che una procedura di scelta, anche se ha tutte le sue specificità e quindi potremmo inserirlo anche in questo ambito. La locazione finanziaria e il contratto di disponibilità, che sono due strumenti che sono stati introdotti sotto il profilo, diciamo, di una modalità diversa di realizzazione dei lavori pubblici, no? Attraverso degli strumenti che spostano o non spostano il rischio, no? Finanziario dell'operazione, e quindi on balance o meno, sono aspetti che naturalmente non tratteremo oggi. Quindi, che cosa possiamo trarre da questa prima carrellata? Innanzitutto che il codice ha aumentato il numero delle procedure, no? Attraverso cui la pubblica amministrazione compie le proprie scelte. Ce ne sono alcune che prima non erano previste nel decreto legislativo 163.
Rimane però un dato fondamentale, ossia che comunque l'elenco è tassativo. Allora, ritorniamo al discorso della discrezionalità della pubblica amministrazione, no? La discrezionalità è massima nel momento in cui non c'è, diciamo, un numero chiuso, no? Mentre invece quando c'è un numero chiuso la discrezionalità deve limitarsi tra le procedure che sono indicate tassativamente, quindi non ci possono essere delle procedure diverse rispetto a quelle indicate dal codice. La pubblica amministrazione deve utilizzare quelle. E non può scegliere una procedura di scelta che non sia quella prevista. No? Quindi, come vedete, abbiamo un ambito ben delimitato. Uno potrebbe pensare, ma qui ritorniamo al vecchio dibattito interno in cui il nostro legislatore ha sempre visto la discrezionalità troppo ampia come foriera di chissà quali problematiche sotto il profilo dell'inquinamento nella materia degli appalti. Non è così però, eh? È il legislatore comunitario che impone una tassatività nelle procedure di scelta. Quindi la stessa direttiva 24 dice che le procedure di scelta sono quelle ed esclusivamente quelle. Semmai uno, come diciamo legislatore interno, può decidere di non recepirne alcune, ma diciamo quelle che sono indicate sono quelle e vanno naturalmente determinate in un numero fisso. Allora, prima di proseguire, un altro aspetto di principio, perché noi nel corso di queste lezioni, spero che lo abbiate notato, penso che l'abbiate notato, non cerchiamo di fare la parafrasi della norma, perché a quel punto no, si viene qui, si prende il codice, lo si legge e poi lo si interpreta e magari può essere utile, ma Non esauriremo tutti i casi e sicuramente non avremo gli strumenti per affrontare invece le problematiche che si possono presentare nel momento in cui ragioniamo attraverso i principi, no? Quindi il nostro intento è l'intento di dare alcune indicazioni sotto il profilo dei principi che possono poi essere utilizzate nel momento in cui si va a leggere la norma, no? Ecco, uno dei principi fondamentali è che, ad esempio, noi stiamo parlando di procedure. Ma attenzione, se noi dovessimo ricondurla ad una categoria propria del diritto amministrativo, che voi conoscete molto bene, ebbene dovremmo parlare di procedimento. Qual è l'implicazione di questa indicazione? L'implicazione è che innanzitutto sul procedimento c'è una legge generale, che conosciamo tutti molto bene, ed è la legge numero 241 del 1990, che si applica anche alle procedure ad evidenza pubblica, naturalmente in quanto compatibile, e quindi nel momento in cui ci fosse una difficoltà, un vuoto normativo, noi possiamo sempre fare riferimento alla legge sul procedimento, no? E quindi sappiamo bene che le procedure sono comunque disciplinate anche dalla legge generale sul procedimento, perché si tratta di procedimenti amministrativi veri e propri, seppur con tutte le diverse connotazioni che sono contenute nella disciplina specifica del settore. E allora che cosa si applicano? Si applicano, come dicevo, i principi della legge generale sul procedimento, i principi fondamentali delle procedure ad evidenza pubblica, le disposizioni del settore degli appalti pubblici, la lex specialis, ossia la stessa norma che si detta alla pubblica amministrazione, sappiamo con tutte le implicazioni che ne discendono, perché quando la pubblica amministrazione redige la disciplina di gara si autovincola ed è la prima a doverla rispettare. Molto spesso capita magari che la stazione appaltante in qualche modo dice ma sì, ma la regola l'ho dettata io e quindi così come l'ho dettata la posso modificare. Attenzione, questo è l'errore più grosso che può essere commesso. La pubblica amministrazione non può cambiare la legge di gara in itinere, assolutamente non lo può fare, pena naturalmente la violazione
appunto della stessa lex specialis che l'amministrazione si è data e alla quale si è autovincolata. Non vale solo per il soggetto partecipante alla gara, vale in primo luogo e soprattutto per la stessa amministrazione, che si è data la regola, no? Quindi questo è un principio molto importante. Poi naturalmente i capitolati generali o speciali, sappiamo anche di quegli strumenti che sono stati introdotti poi successivamente con questo codice, ossia le linee guida di ANAC. Lasciamo perdere il discorso su vincolanti e non vincolanti, che non ci interessa. Comunque le linee guida sono degli strumenti di regolazione e sono naturalmente delle norme di comportamento che devono essere osservate. Sapete che se si tratta di linee guida non vincolanti, ebbene per poter evitarne l'applicazione bisogna dare un'adeguata motivazione, quindi bisogna anche avere una situazione tale per cui non è preferibile applicare la linea guida, ma invece diciamo un altro modello comportamentale, no? Quindi vedete che i principi da applicare alle procedure sono molti e dobbiamo sempre tenerli in considerazione. Ecco, poi lì ho messo una notazione tra parentesi dicendo che naturalmente la lex specialis, bando, avviso, capitolati generali speciali non hanno la stessa portata delle clausole che sono contenute nel contratto che viene sottoscritto una volta intervenuta l'aggiudicazione, perché lì stiamo parlando invece di obbligazioni che assumono le parti, no? Quindi siamo in una fase paritetica, non c'è più la lex specialis, ma c'è il contratto che è forza di legge tra le parti. Quindi questo principio è bene che lo si tenga sempre presente. Diamo un'occhiata all'articolo 95, no? Allora, innanzitutto è importante notare l'aspetto riferito ai principi che vengono richiamati. Principio di trasparenza, lo conosciamo bene, no? Quindi non si possono avviare delle procedure di scelta senza che queste procedure vengano conosciute all'esterno attraverso le modalità a voi note. Non discriminazione, quindi non è possibile in qualche modo pretermettere degli operatori, a meno che naturalmente non dispongano dei requisiti necessari per la partecipazione. Parità di trattamento, anche questo naturalmente è un principio consolidato e noto nel nostro ambito ordinamentale, e quindi nel rispetto di questi principi la cosa fondamentale da tenere presente è che bisogna utilizzare oggi come criterio generale, una volta prescelta la procedura di scelta del contraente, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, no? Quindi sapete che c'è stato un cambiamento, un capovolgimento di fronte rispetto al passato, in cui l'aspetto privilegiato era quello del minor prezzo. Perché lo inserisco in questo discorso? Perché naturalmente quando parliamo di procedure di scelta del contraente parliamo delle modalità attraverso cui la pubblica amministrazione sceglie il proprio partner sotto il profilo negoziale. Quando invece parliamo del criterio facciamo riferimento non alle procedure di scelta, facciamo riferimento invece a quello che deve essere contenuto nei documenti di gara come criterio che serve per determinare poi l'aggiudicazione. Quindi con tutte le indicazioni, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa ai criteri ponderali per poter consentire alla commissione aggiudicatrice di fare delle valutazioni di carattere oggettivo, no? Ecco, quindi il criterio è una cosa diversa rispetto alle procedure di scelta del contraente. È intuitivo, però è importante sottolinearlo. Quando parliamo di criterio, parliamo minor prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa. Quando parliamo di procedure di scelta del contraente, parliamo procedure aperte e procedure ristrette.
È conservato anche il criterio del minor prezzo, adesso qui ci sono le indicazioni che voi sicuramente conoscerete, importo pari o inferiore a 2.000 euro, lavori, per i lavori, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, quando diciamo, le caratteristiche sono definite dal mercato, e poi vabbè, adesso non stiamo qui a fare l'elencazione, la trovate direttamente nella nota, perché poi ne parlerà Matteo, quindi. Questa è solo una prima indicazione. Allora affrontiamo adesso il discorso sulle procedure aperte e comincerò a correre un po' adesso perché sennò sottraggo anche tempo agli altri relatori, no? Le procedure aperte innanzitutto sono definite dall'articolo 60 del codice. Ci sono dei termini di pubblicazione che devono essere rispettati, che possono subire delle regole in presenza di determinati presupposti. Il contenuto dell'avviso deve naturalmente fare riferimento all'allegato numero 14, parte prima lettera B. Sto parlando dell'avviso di preinformazione che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, no? In questo caso naturalmente non sarà necessario poi pubblicare il bando se il contenuto è lo stesso. L'articolo 66 introduce invece uno strumento su cui mi soffermerei con un po' più di attenzione, perché sono le consultazioni preliminari di mercato, no? Ecco, le consultazioni preliminari di mercato non erano previste, anzi bisogna dire che sulle consultazioni c'erano anche dei dubbi sotto il profilo, diciamo, della loro legittimità, nel senso che si riteneva che in qualche modo andassero a ledere il principio della concorrenza, perché prima ancora che si avviasse una procedura di evidenza pubblica si aveva un'interlocuzione con gli operatori economici, no? E questo poteva destare il sospetto che in qualche modo ci fosse un intento collusivo da parte degli operatori e da parte della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo sdoganato questo istituto e quindi le pubbliche amministrazioni possono procedere alle consultazioni preliminari, naturalmente non sempre sono necessarie. Quando saranno necessarie le consultazioni preliminari? Quando alla pubblica amministrazione mancano delle informazioni sugli operatori che ad esempio eseguono una determinata tipologia di appalti o che rendono determinati servizi di carattere tecnologico che bisogna ricercare sul mercato. Ecco, quindi nel momento in cui non si dispone di tutte le informazioni necessarie per poter avviare l'appalto e quindi avere poi naturalmente un numero di operatori importante per poter avviare la procedura di gara, allora in quel momento è possibile avviare le consultazioni. In che cosa consistono queste consultazioni? Beh, consistono innanzitutto nel ricercare appunto i soggetti operatori, ma anche attraverso soggetti terzi la possibilità di avere delle consulenze, di avere dei documenti, di avere delle indicazioni che appunto sotto il profilo delle informazioni che mancano alla pubblica amministrazione contribuiscono a rendere l'operatore, diciamo, edotto su quelle questioni che servono poi per poter procedere alla gara. Quindi, come vedete, al comma 2 dell'articolo 66 troviamo appunto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire consulenze, relazioni, altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura d'appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza. Ecco, questo è il limite che viene posto dal codice. Bisogna sempre avere sullo sfondo l'idea che con le indagini di mercato non bisogna andare a ledere il principio di concorrenza e quindi in qualche modo limitare magari
la possibilità di partecipazione ad altre attraverso delle pratiche che attuano una discriminazione rispetto agli operatori, no? Quindi è un limite di carattere generale sul quale naturalmente ogni volta bisogna fare un ragionamento, no? Per capire se questo limite lo abbiamo superato o meno. Sulla procedura aperta, noi l'indicazione, la definizione di carattere generale la troviamo anche all'articolo 3, no? L'articolo 3 del codice, che contiene tutte quelle famose definizioni, lettera SSS, no? Dove le procedure aperte vengono definite procedure di affidamento in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta, quindi come vedete una definizione molto ampia. Rispetto alle procedure aperte c'è la possibilità anche di attuare con procedura ordinaria, no? Quindi rientra tra le procedure ordinarie, una procedura ristretta. La procedura ristretta uno potrebbe in qualche modo sovrapporla all'istituto che abbiamo incontrato nel passato, sia a licitazione privata. Perché? Beh, perché diciamo sotto un certo profilo in qualche modo la richiama. Nella licitazione, come abbiamo visto, la pubblica amministrazione preselezionava gli operatori e poi li invitava alla fase di procedura ad evidenza pubblica. La procedura ristretta in un certo qual modo ha la stessa funzione, ossia è la stessa amministrazione che magari eseguite le indagini di mercato e quindi acquisita l'idea sugli operatori che in quella specifica procedura hanno i requisiti di carattere tecnico e quindi vi possono partecipare, lo fa attraverso una procedura ristretta e quindi invita quegli operatori che è riuscito ad individuare attraverso le indagini di mercato. Ma anche la procedura ristretta non può essere sottoposta al limite per cui i soggetti che comunque, anche se non sono invitati, possiedono i requisiti e attraverso l'avviso che deve essere pubblicato vengono a sapere che è stata avviata la procedura ristretta, quindi se chiedono di partecipare devono necessariamente essere invitati. Però con un aspetto importante, che è il cosiddetto istituto della forcella, no? Di cui avrete sicuramente sentito parlare, ossia c'è la possibilità da parte dell'amministrazione di limitare il numero degli operatori. Quindi anche se io chiedo di essere invitato e possiedo i requisiti, posso in qualche modo essere limitato. Però attenzione, perché non è un criterio puramente arbitrario, ossia oppure cronologico, no? Interviene un operatore e io in base a un criterio cronologico dico no, tu sei arrivato al numero 25, io ho detto che gli operatori al massimo potevano essere 5 e quindi scarto tutti quelli che sono arrivati dopo. Questo non avrebbe nessun senso, no? Non sarebbe un criterio. Ma in realtà i criteri devono essere individuati nell'avviso e sono dei criteri oggettivi. Quindi la pubblica amministrazione può sfoltire il numero, ma attenzione, lo deve fare in base a quei criteri che sono stati enunciati prima con l'avviso e solo rispettando quelli, no? Quindi il riferimento è all'articolo 91 del codice. La stazione appaltante può limitare la partecipazione con ricorso alla forcella. Le stazioni appaltanti devono indicare nel bando i criteri selettivi per la scelta dei concorrenti da invitare, fissando anche il numero massimo di partecipanti. Il numero degli operatori economici invitati deve essere tale da garantire rispetto ai principi di concorrenza. Quindi dobbiamo sempre tenere presenti i principi, come vedete, che sono ricorrenti, perché alla fine sono quelli che determinano poi diciamo, la riuscita della procedura e il rispetto anche delle regole formali. No? Cioè quando noi parliamo di criteri, i criteri devono essere oggettivi. Se non sono oggettivi, sono dei criteri che comportano lesione del principio di non discriminazione. Se in qualche modo io falso la concorrenza, allora non ho rispettato quei criteri che mi sono dati. Se questi criteri non sono correttamente enunciati nell'avviso, perché in qualche modo destano perplessità, non consentono effettivamente una partecipazione oggettiva di tutti i soggetti che hanno i requisiti e non individuano quei criteri di preselezione che l'amministrazione ha individuato, ebbene io a quel punto mi troverò anche nella difficoltà di avere un avviso sotto questo profilo illegittimo. Questi principi sono circolari, li ritroviamo sempre, eh?
al di là poi dopo delle questioni specifiche di ogni singolo istituto. Però, come vedete, sono principi che governano ogni istituto. La definizione della procedura ristretta la troviamo all'articolo 61, anche qui c'è il richiamo all'allegato 14, parte prima, lettera B o C, che naturalmente deve essere parte integrante dell'avviso di indizione di gara, no? Quindi noi non possiamo pretermettere un contenuto essenziale, c'è l'indicazione dei termini. Le amministrazioni possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare in conformità all'articolo 91, no? Quindi l'articolo 91 ci diceva proprio i criteri oggettivi in base al quale i soggetti devono essere invitati, quindi il richiamo a quell'istituto della Forcella. Anche qui troviamo la definizione di carattere generale all'articolo 3 del codice, nell'ambito di tutte le definizioni, alla lettera TTT. Come vedete, per procedure ristrette si intendono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare. Quindi attenzione, perché non è che io posso pensare di restringere il numero degli operatori, no? Se non attuo quei criteri di selezione ab origine, già nell'avviso, in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal presente codice. Quindi, una volta fatta la preselezione, allora vado avanti con i soggetti che saranno invitati. Andiamo rapidamente alla procedura competitiva con negoziazione. Questo è un istituto che in qualche modo ricamava la precedente procedura negoziata previa pubblicazione del bando, anche se ha delle sue caratteristiche peculiari, no? Allora, leggiamo il primo comma. Nelle procedure competitive con negoziazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta però ad un avviso di indizione di gara. Quindi anche qui naturalmente si fa riferimento alla lex specialis, che deve avere sempre quei contenuti previsti nell'allegato che è richiamato dalla norma, contenente le informazioni, eccetera, eccetera, fornendo le informazioni richieste all'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nel caso delle negoziazioni, passiamo al terzo comma, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti. A tal fine non forniscono informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto agli altri. Questo che cosa ci dice innanzitutto? Che questo tipo di procedura innanzitutto non si conclude con un'unica fase, come avviene nella procedura aperta. Nella procedura competitiva con negoziazione vi è una fase in cui i soggetti che partecipano sono invitati a perfezionare la loro offerta in fasi successive. Quindi una vera e propria negoziazione. Ecco perché la norma, no, si premura di tutelare alcuni aspetti fondamentali e che troveremo anche negli altri istituti. Quali sono gli aspetti fondamentali? Da un lato evitare che le informazioni che vengono fornite dagli operatori nell'ambito di queste procedure complesse possano in qualche modo avvantaggiare gli altri. E allora bisogna prevedere, nel momento in cui si scrive l'avviso, anche le modalità attraverso cui deve essere tutelata la riservatezza. Allo stesso modo deve essere tutelata la proprietà intellettuale, il know-how acquisito da alcune imprese che forniscono all'amministrazione, no? E quindi sotto anche questo profilo la pubblica amministrazione si deve anche premurare di tutelare gli aspetti di della tutela intellettuale, di progetti ad esempio, o di soluzioni innovative che non sono ancora presenti sul mercato. Come vedete, quindi, ci sono degli aspetti delicati che devono trovare a priori una loro disciplina nel momento in cui viene indetta la procedura. Questi sono aspetti fondamentali che possono che devono essere tenuti nella massima considerazione. Ho sottolineato in neretto il comma 10 perché è importante sottolineare l'aspetto della rivelazione agli altri partecipanti delle informazioni riservate, no? Perché qui, tra l'altro,
c'è un rischio di responsabilità da parte della pubblica amministrazione, che si assume una responsabilità che non è soltanto quella di non rivelare, ma anche quella poi di gestire queste informazioni, no? Queste informazioni sono informazioni riservate, quindi non c'è soltanto, diciamo, un comportamento, un'azione che non deve essere svolta, ma bisogna anche avere cura nella gestione di queste informazioni, che non possono essere naturalmente lasciate, in un luogo in cui tutti vi possono accedere, perché a questo punto potrei risponderle, no? Anche se io direttamente non le ho rivelate o diffuse, con il mio comportamento omissivo, non le avendo custodite, ho comunque compromesso, diciamo, la riservatezza in questa fase, no? Ecco perché è importante, no, tener presente che, diciamo, nell'aspetto della riservatezza non c'è soltanto l'idea della diffusione e della loro non diffusione, ma c'è anche l'aspetto della loro conservazione. No? Resta la procedura negoziata come la conosciamo. Quindi la procedura negoziata è una modalità che può essere utilizzata. Tenete sempre presente che, così come avveniva con il decreto legislativo 163, è comunque una situazione che viene vista con molta diffidenza, perché naturalmente qui non c'è la preventiva pubblicazione di un avviso e questo potrebbe falsare la concorrenza. Abbiamo visto che il legislatore comunitario privilegia sempre la pubblicazione della lex specialis, no? Quindi l'aspetto della pubblicità è un aspetto pregnante nell'ambito del sistema degli appalti europeo, no? Perché è attraverso la pubblicità che si declina, come dicevamo, la concorrenza. Ecco la ragione per cui questo istituto è sempre visto con diffidenza e con cautela, più che con diffidenza. Insomma, è uno strumento da utilizzare con cautela e naturalmente laddove ci sia un'esatta rispondenza, diciamo, ai requisiti, e laddove la pubblica amministrazione questi requisiti non solo li individui, ma li indichi esplicitamente con un'adeguata motivazione. Resta l'onere motivazionale da parte della pubblica amministrazione. Adesso non andiamo a vedere i singoli casi, comunque sappiate che sono rimasti i casi dell'estrema urgenza di provvedere nel caso in cui ci sia una situazione, però attenzione, di carattere oggettivo, perché questo è un aspetto che va sottolineato, nel senso che l'estrema urgenza non può essere determinata dalla stessa amministrazione, no? Se l'amministrazione con un comportamento colpevole, ad esempio, non ha portato avanti delle manutenzioni che avrebbe dovuto portare avanti e quindi si trova nella situazione di non aver effettivamente fatto quello che avrebbe dovuto fare, non può poi invocare l'urgenza e avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Perché, attenzione, questo si ricollega all'idea della programmazione, no? E quindi le lezioni che abbiamo fatto sulla programmazione, generalmente il criterio principale che deve utilizzare la pubblica amministrazione e che è il criterio direttore è che gli appalti devono essere programmati, no? Ecco, quindi si deve trattare di un'urgenza oggettiva e non soggettiva, non legata all'omissione di qualcuno, no? Ecco perché bisogna stare attenti sotto questo profilo, no? Poi naturalmente ci sono anche altri aspetti che riguardano la prosecuzione di lavori complementari, con, diciamo, anche lì nella disciplina alcune indicazioni di carattere specifico che devono essere osservate, però lì bisogna andare a guardare la norma e naturalmente dobbiamo verificare se nel caso dell'appalto si ricorra in questa situazione, in cui naturalmente non è possibile che la pubblica amministrazione, se non con grave dispendio di risorse e di energie, debba pubblicare un nuovo bando, no? Allora in quel caso è possibile fare ricorso alla procedura negoziata. I principi, no? Quali sono? Innanzitutto, comunque gli operatori economici devono essere qualificati, quindi non qualsivoglia operatore può intervenire, e abbiamo visto la qualificazione degli operatori economici. Poi
i principi sono quelli ricorrenti che abbiamo già incontrato in diverse occasioni: trasparenza, concorrenza e il principio noto della rotazione, no? Quindi il principio della rotazione è un principio che viene richiamato anche nelle procedure negoziate, no? Ecco, nel senso che gli operatori naturalmente non possono continuare ad essere chiamati, no? Ma si deve attuare un principio di rotazione. Il principio di rotazione può essere attuato attraverso la formazione degli elenchi, sapete già le modalità attraverso cui appunto è possibile attuare il principio di rotazione, giusto? Secondo me hanno un'ansia di conoscenza su questo aspetto, perché non è di semplice interpretazione. E magari lo riprendiamo. Lo riprendiamo. E qui dobbiamo necessariamente correre. Accennavo prima al dialogo competitivo, che ha avuto una difficoltà, no? Una difficoltà di attuazione nel nostro sistema degli appalti, proprio perché in realtà innanzitutto è previsto per quelle procedure molto complesse, e poi siccome, come abbiamo visto per diciamo, alcuni istituti innovativi, in realtà le fasi di cui si compone sono diverse, e in ogni fase è importante avere una piena governance del procedimento. Dobbiamo tenere sempre presente quei principi di cui abbiamo parlato prima, ossia che le informazioni che vengono acquisite nel corso del dialogo competitivo sono informazioni riservate, e quindi noi ci assumiamo l'onere di non divulgarle, ma soprattutto di conservarle. Dobbiamo evitare che attraverso la procedura del dialogo competitivo si possa in qualche modo falsare la concorrenza, e quindi non possiamo privilegiare un operatore rispetto agli altri. Questo che cosa significa? Significa che in tutte le fasi l'amministrazione deve attuare un principio chiaro di trasparenza, e quindi quelle comunicazioni, quei chiarimenti che possono e debbono essere fornite nel corso della procedura, perché possiamo definire una procedura in chiave evolutiva, no? C'è un'evoluzione rispetto a quello che la pubblica amministrazione si aspetta di ottenere, no? E quindi questa evoluzione naturalmente viene perfezionata nel corso di una serie di fasi, no? Ecco, queste fasi naturalmente sono fasi che richiedono sempre il principio di trasparenza. Io non posso dare dei chiarimenti esclusivamente a chi li chiede. I chiarimenti, se sono richiesti, poi devono essere rivolti anche a tutti i partecipanti. Però con l'attenzione, naturalmente, di non divulgare delle notizie che sono riservate, perché io non posso danneggiare i partecipanti al dialogo competitivo e rivelare delle nozioni sotto il profilo, diciamo, del know-how dell'azienda che avvantaggino ingiustamente gli altri concorrenti, no? Quindi questi sono dei principi fondamentali che dobbiamo sempre tenere presente. Altro istituto particolare introdotto dal decreto legislativo 50 del 2016 è il partenariato per l'innovazione. Ecco, si tratta di un istituto, diciamo, del tutto peculiare, che non avrà sicuramente una diffusione così ampia, perché è molto stringente il requisito per potervi ricorrere, no? Vediamo infatti l'articolo 65 che lo disciplina, dice: le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per le innovazioni nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi, o di acquistare successivamente le forniture, i servizi, i lavori che ne risultano, non può, in base ad una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultino corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra la stazione appaltante e partecipanti. È una norma, per la verità, che desta un po' di confusione anche nella sua enunciazione, no? Come vedete. Innanzitutto ci sono delle definizioni che sono di carattere così generale che non è facile individuare, no? Che cosa si intende per sviluppo dei prodotti, no? Ecco, qui naturalmente entriamo in una discussione
in cui sotto il profilo giuridico noi non abbiamo una definizione, no? Che cosa si intende per sviluppo? Beh, diciamo il suo miglioramento rispetto però a quali obiettivi. Allora la cosa fondamentale quando si ricorre a questi strumenti è quella di avere ben presente lo scopo a cui si vuole giungere e di avere naturalmente a questo punto una disciplina ben scritta, nel senso che se io devo giungere ad un determinato risultato devo avere anche cognizione dei passaggi intermedi, altrimenti non so bene quale può essere l'evoluzione. Cioè la pubblica amministrazione, prima di avviare un partenariato per l'innovazione, deve avere già l'idea di che cosa esso rappresenti e soprattutto di quale sia l'obiettivo che si vuole raggiungere. Diversamente, attraverso questa norma, noi non siamo in grado di cogliere esattamente che cosa si intenda per sviluppo. Quindi qui è molto importante l'integrazione che farà la pubblica amministrazione attraverso la disciplina che si dà. Attenzione, perché poi ci sono anche delle limitazioni, no? Come vedete. Va bene sviluppare prodotti e servizi, però questi prodotti e servizi devono avere un contenuto innovativo, e questo significa innanzitutto che non devono essere già presenti sul mercato. Perché se sono già presenti sul mercato io non faccio ricorso al partenariato per l'innovazione, ma avvio una procedura aperta o una procedura ristretta. Quindi è una norma di carattere sussidiario che applico laddove naturalmente ci siano queste situazioni. Altra limitazione. E poi c'è anche un aspetto economico da considerare, no? Le forniture, servizi o lavori che ne risultano devono corrispondere a livelli di prestazione e a costi massimi concordati tra la stazione appaltante e partecipanti. Quindi viene già preindicato sotto il profilo economico l'aspetto che deve regolare e disciplinare la procedura, che non può essere sforato, no? Quindi non si può arrivare ad un risultato che non è predeterminato, almeno diciamo nel livello prestazionale massimo. Quindi, come vedete, anche questo è un istituto che non è così semplice da applicare, anzi direi che è abbastanza difficoltoso e che richiede sempre da parte della pubblica amministrazione la perfetta conoscenza dello strumento, no? Quindi è chiaro che qui le competenze, nel momento in cui si deve avviare una modalità di scelta di questo tipo, devono essere necessariamente integrate. Ci devono essere degli esperti che in un determinato settore mi forniscono quelle indicazioni di cui io manco, no? E quindi naturalmente ritorniamo a quello strumento che abbiamo incontrato, le indagini di mercato, che possono essere utili per stabilire ad esempio quali possono essere quei soggetti, attraverso l'acquisizione di quelle famose consulenze, no? Quei soggetti o quelle modalità che mi consentono di sviluppare un prodotto che in questo momento il mercato non possiede ma che può essere sviluppato.